dice che i due indizi facciano una prova. Così l'Inter sbarca a Catania e il popolo nerazzurro si raccoglie vagamente ansioso ad attendere il risultato, memore di giornate non proprio indimenticabili giocate qui. Un concretissimo Walter Mazzarri, che potremmo ribattezzare l'elogio della concretezza, mette in campo 10 protagonisti su 11 già ben collaudati in nerazzurro. Un generale appassionato e deciso a far passare smanie ansiogene di un recente passato ai suoi soldati, che però smania in campo per 90 minuti più recupero. La storia nella storia di Catania-Inter è una sorta di elogio del lavoro, serio e allegramente interpretato da tutti i suoi protagonisti, che fra panchina e campo ormai devono avere tappi nelle orecchie e fede solo in se stessi, immuni da sirene di mercato che annunciavano ritorni illustri e cataclismi incombenti. È un azzardo definirla così, ma questa Inter è una specie di esempio in chiave calcistico per il paese. Sta riuscendo a contenere le spese almeno abbastanza, molto orgoglio, e si dà da fare senza alibi. Così quando segna Rodrigo Palacio, dalle tribune Jonathan, complice la non acconciatura, era molto più simile al ricordo che abbiamo di quel Maicon indimenticabile che non al giocatore inespresso della scorsa stagione. A proposito di stagioni, ce ne sono di quelle in cui il calcio decreta che sono davvero sfortunate e non c'è niente da fare. È una sorta di alibi collettivo, un ombrello sotto il quale ci si ripara dalla tempesta, ha pure un suo fondo di verità, che però forse sta a spiegare che un collettivo a volte può lavorare e tanto, ma a vuoto. La seconda rete consecutiva di Yuto Nagatomo è la trasformazione di un giocatore e del collettivo che lo circonda. Palacio in una frazione di secondo gli passa la palla e lui va in rete. Quando Kovacic si arrende al male, Taider e Belfodil danno nuova linfa alla squadra. Il secondo si vede anche annullare il suo primo gol in nerazzurro. Tutto fila in un organico che Mazzarri ha affinato benissimo. Lui che davvero del generale ha anche il senso della patria, cioè l'Inter, non discute nulla delle decisioni societarie, affronta le sue sfide al meglio. Ricky Alvarez, che chiude la partita con una rete splendida, ha pure tenuto vivo il match, lui come tutti, ognuno al momento al posto giusto. E anche se non ci sono eroi singoli, e meno male, Ugo Campagnaro una citazione se la merita. Se due indizi fanno una prova, quella è arrivata. È notte fonda e tempo di nazionali quando l'Inter atterra a Milano. Due settimane ancora e arriva la sfida più sentita. Vietato e inutile fare pronostici, di sicuro ci si arriva senza complesso di inferiorità.